Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Stadio Lungo Bisenzio chiuso, lo sapete, da ormai 3 anni e mezzo. L'idea del delegato provinciale del CONI è la vendita, il sindaco risponde, se ne può parlare, sentite. Ancora un pugno di settimane e lo stadio di Prato taglierà il traguardo di 1300 giorni di chiusura. L'ultima partita giocata risale a 3 anni e mezzo fa, poi ci sono stati lavori di ristrutturazione e adeguamento e poi il vuoto perché nessuno più ha messo piede a Lungo Bisenzio né per una partita di calcio né per un altro evento. Le procedure attraverso le quali il comune ha cercato di trovare un inquilino che subentrasse all'AC Prato sono finite nel nulla e ad oggi dietro ai cancelli chiusi c'è una struttura che costa all'amministrazione circa 150.000 euro l'anno e che per tornare ad essere operativa ha bisogno di interventi per una cifra che si aggira attorno a 400.000 euro. La soluzione? Vendere. Credo che l'unica via d'uscita sia che il presidente del Prato, Paolo Toccafondi, compri lo stadio, le parole di Massimo Taiti, delegato provinciale del CONI e vicepresidente della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti. Lo compra e lo rimette in piedi, non vedo alternative. Una proposta, un'idea, un suggerimento, tutto da sondare ma non campato in aria. Se c'è un'offerta e se c'è un progetto sportivo serio, dice il sindaco Biffoni, è una strada che si può provare a percorrere. Di fronte a proposte concrete sono disponibile a smuovere la burocrazia, a valutare la possibilità di inserire il Lungo Bisenzio nel piano delle alienazioni. L'operazione sarebbe la stessa conclusa a Bergamo tra l'amministrazione comunale e l'Atalanta. Se qui siamo in grado di pensare a qualcosa del genere, ben venga che sia Toccafondi o un altro, il commento del sindaco. Taiti parla di una città che ormai da quasi 4 anni non usufruisce dello stadio che è l'impianto sportivo per eccellenza. Nella lite che ha contrapposto il comune e l'AC Prato la ragione sta tutta da una parte ed è la parte di Paolo Toccafondi che, dice Taiti, si sappia e come dimostrano i fatti è l'unico che può accollarsi il Lungo Bisenzio. Biffoni è sereno, è stata la società a rinunciare al campo e tutti i giudici ci hanno dato ragione. Toccafondi è andato a Montemurlo e non ci ha più chiesto di tornare. Lo stadio è a disposizione di tutti, un soggetto privato può presentare una manifestazione di interesse o può aspettare il bando e partecipare, tutto secondo legge. Per capire se è possibile anche solo intavolare una discussione sulla compravendita del Lungo Bisenzio manca l'altro attore principale. Toccafondi, lei comprerebbe lo stadio di Prato? Nessun commento. Una valigia abbandonata davanti al cimitero di Grignano, a pochi metri dalla chiesa, ha fatto scattare l'allarme bomba ieri mattina. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia che hanno messo in sicurezza la zona, sgomberando il cimitero e circoscrivendo, come da protocollo, l'area dove si trovava la valigia sospetta. Nel pomeriggio sono poi arrivati gli artificieri di Firenze, inizialmente impegnati su un altro intervento. Con il robottino hanno fatto brillare la valigia che si è rivelata essere vuota. Nuovo comandante per i carabinieri di Prato è il colonnello Francesco Zamponi, 47 anni, originario di Bolsena, 2 lauree e importanti incarichi alle spalle. I miei uomini, ha detto subito dopo l'insediamento, saranno sempre al fianco della gente. Il colonnello Francesco Zamponi è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Prato, 47 anni, nato a Bolsena, laureato in giurisprudenza e in scienze politiche con una specialistica di scienze della sicurezza interna ed esterna. Zamponi si è insediato oggi, prende il posto del colonnello Marco Grandini, trasferito a Roma. Uno degli obiettivi che mi sono prefisso è quello della massima vicinanza alla popolazione. Massima vicinanza che non vuol dire solo ed esclusivamente prevenzione e repressione dei reati, che resta l'obiettivo primario, ma mi riferisco anche al discorso della vicinanza alla popolazione per cercare di cogliere quelli che sono i primi segnali che possono essere di disagio, che possono essere comunque di malessere e che poi la conseguenza a volte può determinare l'avvio di idee o comunque intenzioni delittuose. Figlio di un maresciallo dei carabinieri, il colonnello Zamponi è cresciuto nella caserma di Bolsena prima di intraprendere il suo percorso di studi e professionale. Ha frequentato l'Accademia Militare di Modena nel biennio 92-94 e successivamente fino al 97 la Scuola Ufficiali Carabinieri. Dal 1999 al 2008 ha comandato le compagnie di Teramo
Bergamo e di Macerata. Ha ricoperto incarichi anche allo Stato Maggiore della Difesa e nel 2012 è stato trasferito al Comando Generale dell'Arma, dove si è occupato del settore mobilità terrestre e dei nuovi veicoli per i servizi operativi. La priorità è il legame con i cittadini e in particolar modo con i giovani. Il giovane non deve avere la visione che il carabiniere è contro di loro, il carabiniere è simbolo di repressione. Il carabiniere può anche venire incontro alle loro esigenze attraverso il dialogo, ovviamente. Tra le sottolineature anche la sinergia con le altre forze di polizia e con l'amministrazione comunale. Mai come in questo momento c'è bisogno di tutti e l'amministrazione comunale è diventata a pieno titolo un attore istituzionale di primissimo ordine anche dal punto di vista della sicurezza urbana. Abilitato all'esercizio della professione di avvocato e consigliere giuridico delle Forze Armate, Zamponi ha pubblicato due libri sul tema del terrorismo e dell'accesso degli stranieri al pubblico impiego. Tra le collaborazioni anche quella in qualità di ricercatore con il Centro Militare Studi Strategici di Roma, con approfondimenti sui flussi migratori e sul fenomeno dei bambini soldato, e quella con l'Università Roma 3 in qualità di professore nell'ambito della cattedra di sociologia sul terrorismo fondamentalista. Deve scontare 4 anni, 5 mesi e 19 giorni di carcere il cinese di 38 anni arrestato dalla polizia nella tarda serata di ieri in via Pistoiese. L'uomo è stato fermato dagli agenti di una volante per un normale controllo e la banca dati ha fatto emergere un ordine di carcerazione. Il 38enne ha precedenti per false attestazioni sulla propria identità, rapina, porto di oggetti atti all'offesa e spaccio di droga. L'ordine di carcerazione è stato emesso lo scorso 10 agosto e comprende un cumulo di pene relative a vari reati. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia. È stato denunciato per aver offeso e minacciato la barista di un locale situato nella zona di Viale Vittorio Veneto. Nei guai è finito un rumeno di 35 anni in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati di varia natura. È successo nel pomeriggio di venerdì. La barista ha invitato l'uomo ad allontanarsi dal bar perché appariva in evidente stato di ebbrezza e per tutta risposta ha ricevuto offese e minacce che l'hanno convinta a chiamare la polizia. Il rumeno deve rispondere anche di minacce a pubblico ufficiale per aver cercato di sottrarsi al controllo. Parliamo di coronavirus, ecco che cosa deve fare chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, obbligatorio il tampone, sentite. Da oggi i viaggiatori che arrivano in Toscana da Croazia, Grecia, Malta e Spagna hanno l'obbligo di registrarsi sul sito della Regione Toscana. Saranno contattati direttamente dalla ASL territorialmente competente per fare il test molecolare o antigenico a mezzo di tampone. Ciò avverrà nelle 24 ore successive al loro arrivo, una volta compilato l'apposito modulo online. È quanto deciso in queste ultime ore per fronteggiare il numero crescente di chiamate al numero verde regionale gratuito 800 55 60 60, attivato il 14 agosto scorso e che rimane comunque attivo per ogni informazione necessaria. Da venerdì 14 a ieri sera, domenica 16 agosto, si sono registrate ben 4.500 persone per fare il test molecolare, 903 provenienti dalla Croazia, 1.803 dalla Grecia, 268 da Malta e 1.620 dalla Spagna. La pagina web dedicata di Regione Toscana contiene inoltre informazioni utili sugli ingressi in Italia dall'estero, sulla normativa di riferimento e sulle misure anti-Covid, cui attenersi a seconda dello stato di provenienza o di destinazione. Ha viaggiato per 200 km nel vano motore di un'auto e solo dopo essere arrivato a Prato, proveniente da Punta Ala, il conducente si è reso conto del clandestino a bordo, un gatto. È successo ieri mattina, il gatto è stato recuperato e salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari di Heart Prato intervenuti con l'ambulanza animali. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere alcune parti del vano motore e a rinfrescare con dell'acqua il gatto. Successivamente una squadra di soccorritori ha provveduto a recuperare il cucciolo e a trasportarlo dal veterinario per le cure. Chi fosse interessato all'adozione può rivolgersi al numero 0574 17 47 113. Primo giorno di riapertura della Biblioteca Lazzarini. Alessandra Grati.
Fine delle vacanze anche per la biblioteca Lazzarini, che da questo pomeriggio riprende l'attività di prestito, ma anche quella di accoglienza, mettendo a disposizione 68 postazioni studio in più rispetto a quelle previste nei mesi di giugno e di luglio. È stato infatti riaperto il primo piano, dove nella sala fondi speciali sono a disposizione 55 posti, 4 in quella creatività e 9 nel corridoio lato ingresso. La sala fondi locali per ora resterà ancora chiusa. Dovrebbero consentire queste 68 postazioni di accogliere la domanda nuova che senz'altro ci sarà di utilizzo della biblioteca, sempre con le modalità di queste ultime settimane, ovvero con due fasce orarie dal mattino e al pomeriggio, senza un controllo stringente su chi dovesse rientrare durante il pomeriggio, ma con la possibilità di lasciare il posto anche a chi non ne ha potuto usufruire nel corso di una parte della giornata. Al momento si continuerà a usare la mascherina, oppure ovviamente ci sono le distanze nel caso in cui sia consentito dal fatto che nelle postazioni accanto non ci siano persone. Ad occupare le postazioni sono soprattutto gli universitari, che iniziano a studiare per la sessione di settembre. Probabilmente con la riapertura del primo piano le persone riacquisiranno un po' di confidenza con la biblioteca, questo almeno quello che ci auguriamo. In questo momento tra l'altro il governo sta restringendo un po' le maglie, sta imponendo nuovamente l'utilizzo delle mascherine. Crediamo che sia una fase in cui ancora le persone devono abituarsi ad una modalità nuova. Dalla fine del mese di giugno ad oggi ci sono sempre stati dei posti appunto vuoti. Questa è la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre, io mi fermo qui, grazie a tutti per averci seguito e arrivederci.